Torniamo ad occuparci della vicenda di Bussi e lo facciamo andando in diretta a Pescara dove c'è Paolo Renzetti con il nuovo presidente della Commissione regionale d'inchiesta Antonio Blasioli. Buon pomeriggio ad entrambi. Grazie, grazie Alfredo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, a te ovviamente da Pescara, siamo in Piazza Duca degli Abruzzi, grazie al neo presidente della Commissione d'inchiesta regionale su Bussi, Antonio Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie Blasioli per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Un incarico di prestigio, ma anche gravoso, importante, delicato, Blasioli, cercare di capire quello che si può e che si deve fare a Bussi. Se ne sta parlando tanto, ne abbiamo parlato anche noi tanto nelle ultime ore, la scorsa settimana con l'incontro che c'è stato a Bussi tra il presidente della regione Marsiglio e il sindaco di Bussi Lagatta. Ieri, nel corso del collegamento nel nostro TG con Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'acqua e oggi con lei che è presidente di questa commissione d'inchiesta regionale. Allora, qual è la situazione? La situazione è che la commissione d'inchiesta si è ricostituita dopo il periodo di sospensione del Covid, adesso deve ripartire naturalmente in continuità con l'opera che bene era stata svolta dal mio predecessore, il presidente Legnini, ma devo dire anche con la partecipazione matura e responsabile di tutti i consiglieri regionali che sono andati avanti nel lavoro al di là delle proprie casacche politiche. Qui deve essere, diciamo, questo lo spirito che contraddistinguerà il lavoro della commissione d'inchiesta che deve andare avanti su alcuni punti che ancora non sono stati toccati. Primo fra tutti, naturalmente, quello dell'audizione del Ministero o nella persona del sottosegretario Morassut o di un loro delegato, naturalmente, che potrebbe essere, come da interlocuzioni precedenti, anche il direttore del servizio bonifiche del Ministero, e cioè Lopresti, per capire, insomma, quegli atti nuovi che ci sono stati nel frattempo, che sono essenzialmente due. Il primo, che definirei una pietra miliare in questo procedimento lunghissimo, che è stato condito anche di tante procedure giudiziarie nel corso di questi 13 anni, è che è la sentenza del Consiglio di Stato del 6 di aprile che ha riconosciuto il buon lavoro fatto dalla provincia di Pescara, all'epoca presidente era Antonio Di Marco, nell'individuazione di Edison come soggetto responsabile delle aree 2A e 2B e delle aree limitrofe. Ci stiamo praticamente parlando di quei terreni che si trovano tra Bussi e la centrale Turbogas. E poi naturalmente anche di questo inizio di procedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione dell'appalto a seguito di un parere che a mio avviso però non è un parere ma è soltanto un atto interlocutorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Blasioli, il nodo del contendere ovviamente riguarda la bonifica che poteva probabilmente partire prima, ci sono ancora dei problemi, ci sono dei ricorsi, come diceva lei, passerà ancora del tempo, la preoccupazione è questa. Io sono certo che passerà ancora del tempo perché quando parliamo di bonifica di Bussi dobbiamo parlare di tutto il sito di interesse nazionale che va da Bussi fino a Piano d'Orta. Anche Piano d'Orta merita una grande attenzione, soprattutto in questi giorni, perché ci sarà un atto importante alla conferenza di servizi al Ministero proprio su Piano d'Orta. Quando parliamo di 2A e di 2B e di aree limitrofe, cioè di quelle su cui ci si sta revocando il precedente appalto per i lavori, naturalmente parliamo di una parte importante, ma non di tutta la parte che riguarda il SIN, perché abbiamo l'area di Tremonti che è proprio sotto i piloni autostradali che stenta a partire nonostante ci sia la volontà di Edison di fare i lavori e un progetto approvato dalla conferenza di servizio, ma ci sono dei ritardi da parte proprio della regione Abruzzo e poi abbiamo le aree della Medavox, le aree di fronte alla ferrovia, alla stazione ferroviaria di Bussi e ancora tante altre aree fino, come abbiamo detto, anche a Piano d'Orta. Quindi sarà un procedimento sicuramente molto lungo. La commissione d'inchiesta regionale però ha una funzione di indagare su quello che è stato fatto e quello che non è stato ancora fatto e visto e considerato che siamo appunto in presenza di questi atti che abbiamo detto prima, anche di avere una funzione di impulso che noi vogliamo assolutamente portare avanti.
con il principio cardine che deve essere quello del chi inquina paga. C'è una società che è stata riconosciuta soggetto inquinatore, che è la Edison, e che deve pagare senza sconti per un progetto che non può assolutamente prevedere il tombamento dei rifiuti, come è stato detto, perché è un progetto che poi dovrà essere eventualmente approvato dalla conferenza di servizi. In questa situazione, se riusciamo a mettere in scena la politica, che è sempre molto importante anche in queste procedure, e cioè fare in modo che questo appalto, che è già partito, possa essere dettagliato meglio ai fini di un parere positivo da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e poi possa essere fatto proprio da Edison, sicuramente risparmieremo tempo e denaro per quanto riguarda le aree 2A e 2B e le aree limitrofe. Poi c'è tutto quanto il resto. Ecco, Blasioli, intervengo io da studio perché insomma, questa vicenda continua a trascinarsi anche per vie legali. Abbiamo ascoltato ieri il Forum dell'Acqua che ha annunciato anche un esposto rispetto a questa revoca dei lavori per la bonifica appaltati con i famosi 50 milioni di euro. Mi sembra che al di là del suo ruolo istituzionale di presidente di questa commissione avrà, credo, e mi corregga se sbaglio, anche il compito di mediare un po' tra posizioni diverse, cioè quella della regione e del comune di Bussi che sono molto contrari alle decisioni del Ministero. C'è poi una parte dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle, che ha invece sostanzialmente difeso l'operato del Ministero. Mi sembra anche un'attività di mediazione la sua, o sbaglio? Io devo mantenere naturalmente un ruolo istituzionale da presidente di questa commissione, però credo che proprio nell'audizione che ci sarà del Ministero, nelle persone che ho detto, sarà, diciamo, un momento importante, cruciale per capire tanti aspetti, cioè se sono aspetti superabili quelli del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, se sono aspetti assolutamente non superabili al di là, diciamo, di chi è il competente in questo momento, per il fatto che c'è stata una sentenza che ha riconosciuto un soggetto privato tenuto a fare la bonifica in quell'area. Secondo me quel passaggio in commissione di inchiesta sarà fondamentale per capire un attimo lo stato dell'arte, che su questo aspetto, cioè quello dei contenziosi, è particolarmente ingarbugliato e complesso. Non vogliamo dare giudizi prima del tempo, perché l'opera della Commissione di Bussi sarà quella di redigere una relazione, approvarla e naturalmente farla proprio per fotografare la situazione ad oggi, di quello che è stato fatto, di quello che non è stato fatto e di quello che c'è ancora da fare per tutelare la nostra regione, la vallata del Pescara e di Chieti naturalmente. Quel passaggio sarà fondamentale per capire appunto come procedere. Mi sembra di capire però che è opinione unanime che il materiale inquinante da quelle discariche vada tolto e vada posta fine all'inquinamento che prosegue nonostante i tanti anni di indagini, di inchieste e di processi. Guarda Alfredo, due cose dici giustissime. La prima è che quel materiale va tolto anche sulla base di quello che aveva stabilito appunto Goio nel 2015 nel suo progetto di circa 38 milioni di euro a base d'asta per la progettazione definitiva e per i lavori. Questo è un dato indiscutibile. Certo, qualsiasi tipo di progettazione, se non dovesse essere adottato quel progetto di Goio, dovrà essere sottoposta alla conferenza dei servizi del Ministero, che naturalmente valuterà quel tipo di progetto insieme a tanti enti, istituzioni che sono rappresentative di quel territorio. Il secondo aspetto invece riguarda la tutela di tutta l'area, perché non parliamo soltanto di quelle aree limitrofe che proprio in questi giorni Edison, su richiesta del Ministero, ha sistemato nel capping che era stato invece a posto come capping leggero, come geotessile leggero da parte di Solvay. Parliamo di tante aree che, a dispetto di quello che prevede il codice dell'ambiente, nelle 48 ore non hanno avuto né misure di prevenzione né misure di messa in sicurezza di emergenza, e sono passati 13 anni. Ecco, io credo che quando si chiama la procura di intervenire in ogni circostanza, in realtà non si fa un buon lavoro.
l'attenzione deve essere alta, ci vuole tantissima politica, tantissima attenzione da parte delle associazioni, che ringrazio per il lavoro di stimolo che portano avanti, non soltanto naturalmente il Forum delle Acque, ma anche le associazioni presenti a Bussi, ma io credo che in questo momento si abbia tantissimo bisogno di politica. Paolo. Per chiudere, una domanda proprio un po' più particolare su questa commissione d'inchiesta, Blasioli, che lei presiede. C'è una scadenza? Ci sono pochi mesi, credo, di lavoro che vi attendono da qui prima di fine anno. Vogliamo un attimo spiegare bene qual è la funzione e il ruolo di questa commissione e chi fa parte della commissione? Questa commissione d'inchiesta, in cui sono rappresentati naturalmente tutti i partiti che siedono all'emiciclo in misura proporzionale, come avviene in tutte le altre commissioni, un articolo dello statuto revisionato prevede un lavoro di 6 mesi. Io credo che circa 3 mesi di lavoro siano stati portati avanti dal presidente Legnini, mancano ancora 3 mesi, ma il grido di allarme che lancio è che manca ancora tantissimo lavoro, ci troviamo soltanto a un primo giro di audizioni. Devono essere sentite naturalmente il Ministero ed eventualmente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, deve essere sentita Edison, Solvay, dobbiamo indagare sull'area della Medavox, sull'area della ferrovia, e poi c'è l'aspetto che riguarda gli studi epidemiologici che non sono stati portati avanti anni addietro, che invece devono essere portati avanti, in cui entrerà a pieno titolo anche la problematica del registro dei tumori che stenta a partire, c'è tutto l'aspetto appunto sanitario della salute che non è ancora entrata in questa commissione e che dovrebbe entrarci. Naturalmente ci sono anche delle regole, le regole dicono che la commissione dovrebbe durare 6 mesi, ma noi naturalmente ci appelleremo mano a mano che andremo avanti con il lavoro anche agli organi istituzionali della regione per fare in modo che ci si consenta di andare un pochino più oltre. Grazie, grazie davvero al neopresidente della commissione d'inchiesta regionale su Bussi, Antonio Blasioli, grazie per aver accolto il nostro invito e soprattutto buon lavoro, perché di lavoro ce n'è tanto da portare avanti. Grazie. Linea allo studio.